caro Marcello, oggi mi hai beccato con le mani nel sacco, anzi con le mani nella carne. Guarda, sto preparando un macinato battuto a mano. Queste servirà per fare le polpettine, faremo delle polpettine in agrodolce. Quindi mettiamo tutto all'interno, un uovo all'interno. L'uovo serve esclusivamente per tenere amalgamato il tutto. Sale. Visto che non ho usato né formaggio né pane, perché voglio fare in modo che questa polpetta sia più naturale possibile. Ma abbiamo anche gli asparagi, li mettiamo su, però gli diamo un po' d'olio sopra, li giriamo velocemente in questo. E intanto andiamo a comporre le polpette. Si vanno a girare e schiacciare leggermente, guarda, comunque restano piuttosto compatti. Ulteriore, voglio dargli anche un po' di cipolla. Ci tagliamo delle fettine di cipolla in questo modo, mettiamo un po' di olio sulla piastra e le adagiamo. E ci aggiungiamo un po' di zucchero di canna sopra, un po' d'arancio, quindi prendiamo, ci mettiamo un po' d'arancio sopra, succo d'arancio con un po' di vino bianco. E qua, caro Marcello, il profumo viaggia, ma viaggia alla grande. Non c'è di meglio che sentire il vapore del vino, proprio della parte alcolica, che si vaporizza e si va a fare tutt'uno con la carne che stiamo cucinando. Tutti gli asparagi. Li adagiamo abbondantemente al centro. In questo modo. Adesso, le cipolle. E qua. Piatto semplice, piacevole, croccante, morbido e anche un po' diverso dal solito. Spero ti sia piaciuto, Marcello. Alla prossima, ciao!